Vicini agli amici a quattro zampe proseguono le iniziative dei canili comunali gestiti dalla cooperativa Kratos. Presso il canile San Raffaele di via Alberto Sordi a Taranto si è svolta la passeggiata collettiva sociale. L'iniziativa ha permesso ai numerosi visitatori, quasi un centinaio, di far passeggiare al guinzaglio i cani che hanno completato il percorso di riabilitazione. Un pomeriggio ricco di emozioni. Lo scopo, inutile dirlo, è sempre quello, lo scopo principale è sempre quello delle adozioni. Noi vogliamo far sì che chi porti a cane a guinzaglio si innamori, diciamo, di questo piccolo essere e dopo un percorso riesca a portarselo a casa. È una bella iniziativa. Io ho tre cani, quindi a me piace molto portare a passeggio i cani e quindi facciamoli uscire un poco da queste gabbie, sti cani. È un'iniziativa pazzesca, cioè dovrebbero partecipare tante più persone effettivamente. Tutti i cani del San Rafael dovrebbero avere la possibilità di farsi una bella passeggiatina. Per me è la prima volta che vivo un contesto di questo tipo e sto provando delle emozioni bellissime, quindi non vedo l'ora di avere un cagnolino fra le mani e portarlo a passeggio. No, è una bellissima iniziativa, la prima volta che partecipo, però spero ce ne siano altre perché è troppo bella veramente. Spero trovino anche casa questi cani perché se la meritano. Noi abbiamo soltanto da ringraziare tutti i cittadini che si sono avvicinati al canile, sono venuti numerosi e hanno reso felici tutti i nostri cuccioli. Sono stati portati fuori dalle loro gabbie più di 80 cani.